Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Che video è questo? Un video di scoperta di nuovi prodotti. Alcuni mi sono stati inviati, altri mi sono stati regalati, altri li ho utilizzati in questo periodo e ve ne voglio un po' parlare, anche perché alcuni sono davvero molto molto interessanti e molto efficaci. Io ho qui tutto questo bel cestinone pieno pieno zeppo di detersivi, saranno la mia scorta per il futuro, questo futuro un po' incerto. Cominciamo subito con i prodotti che mi sono stati inviati per l'ennesima volta dall'azienda Deomix. Io già vi ho fatto un video in cui vi mostravo questi prodotti che sto utilizzando nel tempo, uno in particolare, anzi due, li ho dati anche a mia mamma e si sta trovando bene, soprattutto quel profumatore a spray che andava a pulire le superfici e nello stesso tempo può essere utilizzato anche come profuma ambienti, molto efficace come prodotto della Deomix, il profumatore pulitore professionale. In particolare sto parlando di questo qui, di questa linea qui, ovvero di profumatori pulitori professionali con i quali potete andare a pulire tutte le vostre superfici di casa. Questo è un prodotto che vi consiglio in assoluto dell'azienda. Infatti io sotto nelle info vi lascio sempre un codice sconto, ve lo scrivo anche qui, il link al sito se volete andare a dargli un'occhiata. Però tra tutti i prodotti io vi consiglio di acquistare in primis e mettere nel carrello, anche approfittando dello sconto, un profumatore pulitore professionale. L'altra volta ho utilizzato quello Ocean che è piaciuto tantissimo a mia mamma, infatti l'ho dato a lei anche perché lo spruzza in casa, soprattutto sulle tende e sui mobili quando va a spolverare. Stavolta invece mi hanno mandato questo qui Diamond. Ci sono ovviamente anche altre profumazioni che potete andare a scegliere sul sito, ma questa qui in particolare mi è piaciuta di più dell'altra Ocean. Di solito le profumazioni Ocean, Fresh eccetera, un po' che mi sanno di mare, di marino, mi piacciono di più, ma stavolta questa mi è piaciuta di più dell'altra perché ha un sentore proprio di pulito particolare. Non ve lo so descrivere, però secondo me è particolare e a mio avviso meglio dell'altro. Da premettere che tutti i prodotti della Deomix hanno una profumazione sì, ma non stucchevole, troppo forte, anche perché se ne vanno a mettere giusto due spruzzate nell'aria nel caso in cui volete andare a profumare i vostri ambienti, oppure due spruzzate sulle tende, sui cuscini, sui vari tessili. E mi piace anche perché quando andate a spruzzarlo sul panno, sulla superficie, per andare a pulire tutte le superfici rigide tipo mobili, acciaio, porte eccetera, vanno a detergere lasciando questa profumazione delicata in casa che persiste fino a 3 giorni. Ovviamente come tutti i prodotti della Deomix, tipo questi pulitori professionali, va agitato prima dell'uso, anche perché come vi dissi già l'altra volta le particelle si vanno a mischiare con la parte liquida e quindi vi danno questa profumazione leggera e persistente fino a 3 giorni. Quindi questo super top già lo promuovo. Però se fate un acquisto sul sito io vi consiglio di prendere due profumazioni differenti, tipo una floreale, un'altra Ocean, perché magari anche in base alla zona della casa che andate a pulire e anche in base alle vostre preferenze, perché magari vi può arrivare quella Ocean che io mi aspettavo in un modo però poi ero in un altro, non che non mi piacesse, però aveva proprio un sentore secondo me molto lontano da quello che era nella mia testa la profumazione marina Ocean. Quindi io vi consiglio di prendere almeno due prodotti, approfittando come vi dicevo del codice sconto che vi lascio sotto nelle info. Mi raccomando, andate a dare un'occhiata sotto nelle info, così vi lascio il link del sito e andate a vedere tutti i prodotti della linea, perché davvero ci sono alcuni molto 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 validi. Infatti qui ho ancora questo dell'altra volta che è stato un must have e questo è super promosso, si chiama Profuma e Stira, un profuma biancheria. Questo lo potete utilizzare sia prima di andare a stirare i vostri capi sia direttamente sui capi stessi dopo averli asciugati. Ci sono ovviamente altre profumazioni di questo Profuma e Stira e vi consiglio anche di utilizzarlo. Io ho fatto anche questa prova, l'ho spruzzato 4-5 spruzzate su un foglietto di quelli tipo acchiappacolore o semplicemente su un panno in microfibra e l'ho andato a buttare nell'asciugatrice asciutto ovviamente insieme agli altri panni. Oltre a profumarvi tutta la zona in cui è l'asciugatrice, vi va a profumare leggermente anche
capi. Quindi ho fatto questa piccola prova che non è consigliata ovviamente dall'azienda, ma l'ho fatta io e devo dire che ho trovato ottimi risultati. E a questo giro mi hanno mandato anche questo ammorbidente. La Deomix non avevo mai provato ammorbidenti, questo è il primo ammorbidente che mi mandano, in particolare questo è felce e talco, che io adoro. Io proprio adoro l'odore di felce, di talco, tipo felce azzurra per intenderci. Mi piace molto, questo è molto delicato, ma si sente proprio l'odore di talco, di pulito. Ma a onor del vero, almeno per quanto riguarda le mie prove fatte in casa, questo qui è super top per quanto riguarda la morbidezza dei capi. Quindi se volete un ammorbidente che funga davvero da ammorbidente, vi consiglio questo qui, anche perché se guardate la consistenza di questo prodotto è molto molto più gelatinoso. Ecco, guardate, è molto più denso, non è un classico ammorbidente liquido, ma è proprio più cremoso e gelatinoso. Questo fa sì che sui capi rimanga abbastanza proprio quella sorta di effetto balsamo. Infatti Dual Active doppio profumo micro incapsulato ed è dotato appunto di questa tecnologia Soft Active per un bucato più morbido. Al 100% vi assicuro che questo qui ammorbidisce meglio i capi. L'unica cosa, ahimè, che devo purtroppo almeno per quanto riguarda la mia esperienza evidenziare, è che la profumazione non rimane molto sui capi. Credo che sia un problema di acqua, ma io ho provato più volte ad utilizzarlo sia dopo aver asciugato i panni in asciugatrice, perché molto spesso i vari ammorbidenti alla fine dell'asciugatura nell'asciugatrice non persistono per niente, ma in questo caso ho provato a stendere i panni sia all'aria aperta. Ne ho un altro stendino qui in soggiorno, non so se riuscite a vedere, qui c'è uno stendino in fondo. L'ho lasciato apposta proprio perché devo testare bene il prodotto, e anche in questo caso questi panni non sentono molto di ammorbidente. Pur non avendo utilizzato l'asciugatrice, non sentono molto della profumazione, le sento troppo leggera. Quindi in questo caso non so se sia un problema della mia acqua, però in questo caso diciamo l'effetto ammorbidente mi è piaciuto, l'effetto profumazione mi aspettavo qualcosa di più, vi dico la verità. Quindi non lo boccio completamente, perché assolve molto meglio di tanti altri ammorbidenti alla funzione ammorbidente, però come profumazione, almeno per quanto riguarda la mia acqua, perché molto dipende dall'acqua, non l'ho trovato molto persistente. Ma poco male, anche perché sul sito Deomix trovate tantissimi profuma biancheria. In particolare questa volta mi hanno mandato, perché anche in questo caso non avevo mai provato nessun profuma biancheria, mi hanno mandato questo qui, Yellow Fresh, questo qui che è un classico profumo a biancheria a gocce. Se ne vanno a mettere alcune gocce, quasi diciamo un tappetto, mezzo tappetto in base al carico, prima di avviare il vostro lavaggio. Formula extra persistente, di questo ce ne sono varie profumazioni, di questo invece ne sono stato pienamente soddisfatto. Vi ripeto, dipende molto anche dall'acqua. Oggi non vuole mettere a fuoco, dipende molto anche dall'acqua, dipende molto anche dal tipo di lavaggio che andate a fare. Io ovviamente cerco di testare prima di parlarvene un po' con tutti i lavaggi, i prodotti, ecco perché sono così lento nelle recensioni, ma voglio testare il prodotto quanto più possibile per quella che è la mia esperienza. Ovviamente ogni casa ha il suo tipo di acqua, dura, meno dura, e a volte anche la profumazione che può fare la differenza. Infatti questo ammorbidente qui, che è felce e talco, forse il mio naso lo percepisce meno rispetto a uno magari floreale, quindi bisogna un po' provare e trovare la quadra ogni volta che si vanno a provare i prodotti. Ma in assoluto quello che mi hanno mandato e che mi è piaciuto tanto, che non sto utilizzando tanto per la funzione per la quale nasce, è questo profumatore per auto. Ragazzi, questo mi piace proprio tanto la profumazione di questo qui mi piace tantissimo, tant'è vero che l'ho provato in macchina dopo aver pulito la macchina, ovviamente non su sedili in pelle, copelle eccetera, ma semplicemente sui tappetini della vostra auto. Due spruzzate per ogni tappetino e davvero avete la macchina profumata per 2, 3, 4, 5 giorni. Io sentivo l'odore fino a 5 giorni, qui dice fino a 3 giorni, ma io vi assicuro che in determinate circostanze arriva anche fino a 5 giorni.
giorni. Poi io ho una macchina super piccola, può darsi che una macchina più grande si senta meno, ma vi assicuro che si sente, perché tutte le persone che sono entrate in macchina subito hanno sentito questo piacevole profumo di pulito. Questo mi è piaciuto tanto, e proprio perché mi è piaciuto tanto l'ho utilizzato anche in casa. Dopo aver pulito tutte le superfici con questo profumatore, sono andato a mettere due spruzzate sulle tende, da lontano ovviamente. Mi raccomando, fate sempre una prova per quanto riguarda macchie su tessuti eccetera. Ho fatto due spruzzate di questo sulle varie tende e anche sui paralumi, sullo zerbino, sul tappeto fuori che ho in terrazza. Ragazzi, si sentiva un profumo ottimo, davvero eccezionale. Un po' siamo condizionati anche dalla profumazione che ci piace o meno, in particolare questa mi piace tanto, quindi tendo a sentirla anche di più. Magari se utilizzate altre profumazioni sentite meno. In tutti i casi mi è strapiaciuto ed è sicuro un prodotto che riacquisterò. Inoltre la mia amica Angela mi ha mandato tanti prodotti per lavare le stoviglie a mano. Come ben sapete, vi ho detto che in un video che avrei ridotto i miei detersivi, ecco perché mi siete venuti tutti quanti in soccorso, e quindi sia le aziende si sono scatenate, infatti ho dovuto rifiutare alcune collaborazioni, sia la mia amica Angela mi ha mandato un sacco di prodotti, perché sa che almeno quelli per quanto riguarda le stoviglie io li utilizzo tantissimo. In particolare questa volta mi ha mandato questi, che io non avevo mai utilizzato, della Fairy. Non so se voi avete utilizzato questi prodotti della Fairy, si trovano su Amazon, perché io in altri negozi non riesco a trovarli. Lei me l'ha mandati dalla Svizzera, ma credo che questi li riuscite a trovare anche su Amazon. Se trovo qualche link ve li lascio sotto. Non vi spaventate per il prezzo, perché alcuni sono davvero costosi, altri invece sono in pack da 10, quindi andate a dargli un'occhiata, spulciate un poco. In particolare con questo qui mi sono trovato super super bene. La bottiglietta ergonomica mi strappa piace, perché potete prenderla sia con la mano destra che con la mano sinistra e si può andare a versare tranquillamente il prodotto. E questo qui mi è piaciuto in assoluto più di tutti quanti quelli che mi ha mandato, per il potere pulente. Infatti non so perché da noi, almeno in Italia, non riesco a vedere nei negozi la Fairy per quanto riguarda proprio il lavaggio delle stoviglie, perché è davvero super sgrassante ed eccezionale, forse anche di più dello svelto titanium. Quindi super top, super promossi questi prodotti della Fairy. Poi mi ha rimandato anche questi due prodotti della Palmolive. Anche con questi mi sono trovato molto bene. In particolare l'altra volta mi ha mandato questo, e invece adesso mi ha mandato sia questo che questo qui, con un altro tipo di profumazione. Anche con la Palmolive, che io purtroppo in Italia non riesco a trovare, ma forse anche di questo trovate qualcosa su Amazon. Non dovete vedere sempre amazon.it, ma potete vedere anche amazon.fr, tipo Francia, Inghilterra, Germania, insomma vedete anche sui vari Amazon, perché io quando voglio trovare prodotti un po' particolari faccio in questo modo, perché molto spesso, come in questo caso, non si riescono a trovare questi prodotti nei negozi fisici sia su Amazon Italia. Quindi super stra top questi qui, una super conferma soprattutto anche per la bottiglietta, e anche in questo caso è super ergonomica e quindi molto comoda da andare ad utilizzare quando siete in velocità. Ma la novità in assoluto, che io di sicuro acquisterò, infatti quando mia mamma l'ha visto ha detto lo voglio anche io, e io ho detto certamente non l'avrai, perché dai miei non te ne do manco uno, e infatti non gliene ho dato manco uno. Però dopo averveli fatti vedere sicuramente gliene darò uno, perché veramente sono eccezionali. E sto parlando sempre di questi detergenti piatti della Fairy, che io ho visto molto spesso in tanti TikTok, in tanti reels di tante persone che andavano ad utilizzarlo. Io vedevo questo prodotto con questa bottiglietta super eccezionale, ma non riuscivo a capire dove andarli a reperire. Angela, manco a farlo apposta, mi ha mandato questi prodotti qui. Sono le bottigliette della Fairy, sono, ragazzi, spaziali. Per quanto riguarda il potere pulente, sono giusto, diciamo, mezzo gradino inferiore a questo, però comunque assolvono benissimo. Parliamo proprio di
piccoli dettagli assorbono benissimo alla funzione pulente per quanto riguarda stoviglie eccetera, sono molto più sgrassanti di tanti altri. Infatti me ne ha mandati 4, uno già lo sto finendo perché mi sta piacendo tanto, adesso vi faccio vedere come funzionano. Ne ha mandati 4 e lo sto utilizzando tantissimo, anche perché guardate qui come funziona. Allora io vado semplicemente a premere, adesso dove vado a premere non lo so. Ecco qui, ho preso un piccolo contenitore per farvi vedere come funziona. Allora vado semplicemente a premere l'erogatore, guardate qui, e quindi esce, voglio farne uscire solo una goccina. Ecco qui, esce il prodotto. Dopodiché voi dovete semplicemente andarlo ad appoggiare senza chiudere niente e non cola nulla. Aziende italiane di tutto il mondo, fate prodotti in questo modo. Questo è eccezionale, guardate, non esce niente, proprio non esce niente. Quindi voi quando siete in velocità e avete questo flacone all'interno del cassetto, sopra il vostro lavandino, ovunque sia, anche quando dovete andare a pulire altro, volete andare a sgrassare i vostri mobili, un goccettino sul panno umido, insomma per tutti gli usi, non dovete andare ad aprire e chiudere, ad aprire e chiudere tappi, a spingere, a fare questo qui. Ragazzi, una volta che avete fatto un puff per far scendere il prodotto, rimane qui dentro e non scende per andarvi a macchiare cose. Questa è una genialata. Quando mi ha mandato questa cosa qui, io sono stato 3 ore a far scendere quasi metà boccettina, perché non riuscivo a capire come avessero potuto ingegnarsi a fare una cosa del genere. Io quando vedo queste cose, queste genialate, mi gaso più di un vecchietto di 92 anni con una pillola di Viagra, perché ragazzi, cioè, ma io dico, ma queste cose qui vanno premiate, perché guardate, cioè, hanno finalmente risolto un problemone, che è quello di andare a chiudere e ad aprire, insomma rimane scomodo ogni volta che dobbiamo prendere il flacone e andarlo ad utilizzare. Sì, è vero, lo andiamo a mettere all'interno dei contenitori, però questo qui, se non volete andare a prendere il contenitore, a versare, a travasare, perché c'è gente che non fa come me, che va a mettere il prodotto all'interno di un contenitore, mi immagino gli anziani oppure dei ragazzi giovani che sono all'università, insomma vivono da soli, andate a fare un puff e finisce tutto, la vita. Questo è la vita, io l'adoro. Grazie Angela, veramente grazie, perché mi ha fatto scoprire una cosa meravigliosa. Angela è sempre a caccia di novità, mi fa scoprire sempre prodotti super top. Ahimè, parlando di detersivo piatti, devo assolutamente bocciare questo qui. Fatemi sapere se l'avete provato. Oddio, che ho combinato. Ecco, sì, ho buttato questo dappertutto. Questo qui per esempio lo boccio, perché ha un potere, nonostante sia concentrato, io ho trovato questo qui molto molto debole. Ne ho utilizzato tanto per lavare una tazza, la quale avevo messo del semplice cioccolato sciolto, dello yogurt per la colazione, e ragazzi, niente, quasi un cucchiaio, ma non ha sgrassato bene bene. Quindi questo qui di acqua e sapone, fatemi sapere se voi l'avete provato, perché io sono un po' particolare per quanto riguarda il detersivo piatti. Infatti la mia amica Angela dice che sono fissato per queste cose qui, ed è vero, però ragazzi non mi sono trovato assolutissimamente bene. Invece mi sono trovato stra bene, ma questo per me è una conferma, perché io già ho utilizzato i prodotti Method, stra bene con questo prodotto qui della Method che mi ha mandato sempre Angela. Questo qui, questo è un detergente sempre per le stoviglie, perché io sono fissato con queste cose qui, ed è vera questa cosa. E guardate che bel pack, molto elegante, che potete andare a riempire anche di altro nel caso in cui vi finisce il prodotto. Ottimo per quanto riguarda l'inci dei prodotti Method, che sono davvero eccezionali. Ottimo come potere sgrassante, anche come leggera profumazione, pepe verde, pesca se non mi sbaglio. Io ci sento una profumazione di pulito un po' tipo pompelmo rosa, quindi per intenderci. Super top e super promosso. Invece quello che boccio, e penso che sia l'ultimo prodotto, sì, perché ho visto che già siamo andati troppo oltre i 20 minuti, un prodotto invece che non mi è piaciuto per profumare gli ambienti, anche perché quando io vado a testare un profumatore per ambienti, lo vado a testare soprattutto nella zona living, visto che è una zona molto grande, se funziona qui, funziona in tutte le case che hanno anche stanze un po' più piccole di questa. Quindi in questo caso qui mi avete consigliato in tanti prodotti della Nuova,
Lucas. Alcuni mi sono piaciuti, parlo di profumatori per ambiente, altri invece assolutissimamente no. Per quanto riguarda il prezzo è abbordabile, perché questo qui in particolare non costa tantissimo. Questo l'ho preso su Amazon, non costa tanto. Soffio di cielo ed ha una fragranza di talco, ha un profumo talcato piacevole, piacevole ovviamente per chi ama il talco. Però quando andate a spruzzare questo, a differenza di questi, anche perché ha la modalità a gas, quindi già non ci siamo, però ha proprio quel sentore di talco molto polveroso che dà alla gola. Quindi in primis mi è piaciuto poco per questo motivo. Inoltre all'inizio lo sentite come una botta per le vostre narici, per la vostra gola, ma dopo, ragazzi, non si sente più nulla. In più, quando scrivono qui neutralizza odori, io adesso non so se voi avete provato questo prodotto, anzi fatemi sapere un po' nei commenti che ne pensate, ma io non ho visto nessuna neutralizzazione degli odori. Adesso neutralizzo proprio tutta la bomboletta se non metto a fuoco. Allora, ecco qui, c'è scritto neutralizza odori. Io non credo proprio che questo prodotto possa neutralizzare gli odori, anche perché non riesco a capire come li va a neutralizzare, in quanto quando io ho cucinato in casa, da premettere che è difficilissimo levare gli odori di cucinato in casa, io forse non riesco neppure con questi qui a coprire totalmente gli odori di cucinato. Solo con le finestre ben aperte e la lampe Breguet, nonostante la cappa eccetera, riesco a neutralizzare bene gli odori. Ma almeno questi qui si sentono e quindi vanno a coprire abbastanza bene gli odori. Ma questo in particolare, vi ripeto, fatemi sapere se voi l'avete provato, non neutralizza proprio nulla. Quindi questo qui purtroppo è un flop strabocciato, che credo che regalerò alla mia amica Anna, anche perché lei ogni volta che va a fare una spruzzata dura 30 minuti, quindi per forza si deve sentire. Ad ogni modo, dopo questo video lunghissimo, fatemi sapere nei commenti che cosa state andando ad utilizzare di nuovo in questo periodo. Fatemi sapere un pochi acquisti nuovi avete fatto per quanto riguarda detergenza casa, pulizia. Io avevo detto che volevo ridurre, ma i miei detersivi e detergenti casa, ragazzi, me li porterò a vita perché mi corrono dietro. Noi ci vediamo al prossimo video, grazie per essere stati qui con me anche oggi. Mi raccomando, se non siete iscritti a questo canale, di iscrivervi, attivare la campanella, così siete avvertiti subito quando io decido di pubblicare un nuovo video, di solito giovedì e domenica. E se questo video vi è piaciuto, lasciatemelo un like, ovviamente a me e non a lui. Alla prossima, ciao ciao. Scusami Lucas, scusami, però mi è piaciuto proprio.